Farà anche l'attrice ed è pure brava, ma di fronte alla potenza della poesia non ha potuto trattenere le lacrime, vere, quando Maya Sansa, di padre iraniano, ha visto salire sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari il poeta siriano Adonis, di cui poco prima aveva letto, commuovendosi, i versi che da anni lo candidano al premio Nobel. Due origini, due culture millenarie, oggi schiacciate dal peso di dittature oscurantiste che rischiano di spazzarne via la tradizione. Sono estranea fra me e me. Alla domanda su di me non ho risposta. Un altro corpo si muove dentro il mio. Non sono più certa di essere proprio me. La visita eccezionale del grande scrittore siriano è stato uno dei momenti più emozionanti della seconda serata di Rosso di Sera, passerella d'eccezione del Festival Frontiere la prima volta, organizzato da Apulia Film Commission, Università e Comune di Bari e Fondazione Petruzzelli grazie ai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Puglia. Durante la serata, condotta dal giornalista e critico musicale di Repubblica Gino Castaldo, anche un omaggio al grande cantautore di Mola di Bari, Enzo Del Re, da parte di Vinicio Capossela, da Cantastorie a Cantastorie. Da Levante a Ponente, notte d'occhio le chiamo, faccia scoma bocca ma, nessuno mi sente. Da Ponente a Levante, Pelle d'oca, sottovoce, un omaggio al mare e alle frontiere che spesso si trovano nella semplicità e nel coraggio di travalicare dentro se stessi il confine della diffidenza per non perdere ciò che di vero ancora ci commuove. Le serate di Rosso di Sera si concluderanno oggi con l'appuntamento dedicato ai nativi americani. Ospiti Alessandro Baricco, l'attore Wes Studi e una video intervista a Tommy Lee Jones.